posso, non posso andare avanti in questa classifica, non posso, altrimenti mi trasformerò in... Non sono più solo! Vabbè, a parte i gatti. Vorrei ringraziare Giuseppe Battaglia che mi ha aiutato a montare questo video e forse si è deciso di fare il martire anche i prossimi. Nelle info in descrizione il suo canale YouTube, iscrivetevi, fateci un salto. E grazie anche a Enrica Corvino che ha iniziato a darmi una mano anche sulle anteprime dei video. Questo aiuto per me è oro colato. Grazie. Bentornati a Memorie 8-bit ed eccoci alla seconda parte dei video dedicati ai personaggi più insopportabili dei cartoni animati. La prima parte, che metto qui sul link nelle schede, era tutta dedicata ai cartoni animati giapponesi, adesso ci occupiamo dei cartoni americani. Al quinto posto c'è lui, quello biondo di Scooby-Doo, che... come si chiama? No, perché ce li ricordiamo tutti i nomi degli altri personaggi di Scooby-Doo. Shaggy, Velma, Daphne, Scooby-Doo e il tizio biondo! Chi sei? Ma che vuoi? Perché ci sei in questo cartone? Non ti ricorda nessuno? Perché sei antipatico? Sei troppo perfetto? Troppo non divertente in un cartone che dovrebbe far ridere? Anche Daphne ha comunque dei lati divertenti del suo carattere, proprio perché è così un po' smorfiosa. Ma tu che vuoi dalla mia vita? Perché mi fai perdere del tempo sprecando i miei occhi a guardare dei fotogrammi dedicati a te? Via dalla mia vista! Mi piacerebbe dire dei motivi per cui lo detesto, ma non li so. Perché? Ma che vuoi? Ma chi sei? Al quarto posto, Moscerino! Eh? No? C'è una serie animata che si chiama Willy and the Chopper Bunch, che vi giuro non si trova niente! Non riesco a trovare neanche un episodio in italiano. Raccontava le gesta di questa banda di ciclomotori, autovetture, praticamente un antesignano di Cars a tutti gli effetti. Molto famoso visivamente, solo che è disperso. E c'era questo personaggio che faceva continuamente: te l'avevo detto! Te l'avevo detto io! I told you. Te l'avevo detto! I told you. Te l'avevo detto! No! I told you. Te l'avevo detto! I told you. Te l'avevo detto! I know. I told you. Te l'avevo detto! I told you. Te l'avevo detto! E il fatto che non si trovi niente in giro, ma che ci siano una marea di citazioni a questo te l'avevo detto, mi fa capire quanto entrasse in testa! Te l'avevo detto! Te l'avevo detto! Te l'avevo basta. Detto! Basta! Ti prego, basta! Te l'avevo detto! Togliti! Via! Via! Al terzo posto, Chip e Chop. E qui non credo che debba fare delle introduzioni o delle presentazioni. Chip e Chop. E non vale la versione fighissima da agenti speciali, no! Chip e Chop, quelli nei cartoni di Paperino o anche negli episodi con Pluto, che sia, che devono soltanto rompere le palle! Fastidiosi per il piacere di esserlo, per questo li detestavo, proprio ridevano dei loro dispetti, lo facevano apposta! Spesso non erano dovuti a un effettivo bisogno, no? Proprio al gusto, al piacere di essere perfidi e cattivi! E lo dicono amando tantissimo Pluto, Paperino sì, ma Pluto insomma per me potrebbe pure essere investito da un'automobile, ma Chip e Chop proprio quante gliele facevano e con che sadici, sono sadici! Guardate qua! Ma che merda! Mi sarebbe la rabbia, mi sta salendo la rabbia! Mi sta la rabbia! Oddio! Non sto salendo la rabbia, non posso andare avanti in questa classifica, non posso, altrimenti mi trasformerò in... un paio di forbici più grandi... ma arrabbio! Lo so che non è un personaggio principale della serie e quindi non dovrei metterlo, ma lui! Io me lo ricordo,
Mi ricordo bene da bambino quando l'ho visto la prima volta. È entrata in testa questa cosa per tutta la notte. Mamma Maria. Quanto facevo uscire pazzo Paperino, povero Paperino, bello Paperino, bello di mamma. Non so come descrivervi il fastidio, però so che questa cosa mi è rimasta sotto la pelle, proprio qua. E al primo posto di questa classifica, mia personale, quindi se la vostra è diversa, scrivetela nei commenti. Allora, qui rientrano tutti quei personaggi come Jerry. Come vorrei acciuffarti io se ti avessi qui tra le mie mani, il tuo lungo collo fosse qui. Io lo piccherei un pochino e poi lo rimetterei su. E poi ti strozzerei un sacco perché sei odioso! Non parli, non dici niente, non empatizzi con il pubblico. Il coyote invece sì, ci racconta le sue incredibili, fantastiche invenzioni, dove perde tantissimo tempo per elaborare i piani per poterti prendere. Fatti prendere una volta! Fatti prendere, sei una merda! Noi dovremmo stare dalla tua parte, in teoria dovremmo stare dalla tua parte, perché il coyote è il cattivo che ti vuole acciuffare perché ti vuole mangiare. Ma sei così antipatico che non vorrei altro che vedere una puntata dove il coyote con i suoi denti insanguinati ti sta sfattando e mangiando tutta la carotide della testa. Non sarebbe che schizzo. Devi morire! Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, alla pagina Facebook, condividetelo, o forse no, perché magari questa volta un po' esagerato e non vorrei che gente che mi conosce. Comunque c'è anche il canale, il gruppo Telegram e soprattutto che la forza di Greyskull sia con voi!